Posso immaginare che molti di voi si staranno domandando come performa Canon EOS R in generale e come performa l'RF 1435 mm nello specifico nella fotografia di interni. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo di questa meravigliosa accoppiata che ho cominciato di recente a utilizzare in ambito fotografia di interni e real estate. Per chi non lo sapesse, questo è un canale che tratta temi di fotografia, videomaking e design, per cui se vi interessa uno o tutti e tre questi aspetti, il mio consiglio è sempre quello di iscriversi cliccando il bottone qui sotto e di attivare anche la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ma saltiamo subito all'argomento del video di oggi, ovvero Canon EOS R è una fotocamera che a me sta piacendo molto, ha lo stesso sensore della mia adorata 5D, quindi dal punto di vista della qualità d'immagine ho tutto quello che mi serve. È un corpo macchina mirrorless, quindi le pecche le sappiamo già, è un corpo macchina con un grip meno definito, quindi per una mano grossa come la mia è meno piacevole da impugnare, anche se comunque sta molto bene in mano. Io preferivo il grip della 5D. Ha una batteria che dura di meno e quindi bisogna essere più rapidi, bisogna essere più incisivi e pensare prima di mettersi a scattare a quello che si sta facendo in maniera tale da salvare preziosi minuti di batteria. Venendo ai pregi, sicuramente abbiamo il monitor tiltabile, articolabile, che è una cosa che sulla 5D Mark IV io non avevo e quindi devo dire che mi trovo anche abbastanza comodo a fare certe composizioni in fotografia di interni perché mi capita ogni tanto di, quando faccio gli angoli, mi capita di dover incassare la camera in un angolo e se la fotocamera è contro il muro io non riesco più a guardare nell'oculare a vedere come sto componendo. A quel punto, tirando fuori il monitor, riesco a comporre lo stesso anche se sono in una situazione un po' scomoda di quel tipo. Per cui pregio della mirrorless sicuramente questo. Un altro pregio indubbio è che io posso fare l'esposizione guardando l'esposimetro nell'oculare, sono anche abbastanza bravo a farlo perché insomma è il mio lavoro, quindi non devo fare 100 scatti di prova per trovare l'esposizione, casomai ne devo fare uno di scatto di prova e poi faccio una microcorrezione, ma so già come muovermi. Qui posso non farlo neanche più lo scatto di prova perché qui veramente io faccio la mia esposizione guardando l'esposimetro, ma guardando anche l'immagine generale, perché qui vedo già l'anteprima dell'immagine finale, sapendo quali sono i valori che devo utilizzare, sapendo che sono giusti, perché comunque sto scattando a f8 e sto scattando a ISO 100, quindi l'unico valore che balla sono i tempi di scatto, devo lavorare su un valore solo. Lavorando su quell'unico valore, io vedo quando l'esposizione è giusta, lo vedo già direttamente, quindi posso non fare nemmeno più lo scatto di prova. Questa è una cosa che indubbiamente mi fa risparmiare tempo, mi fa risparmiare spazio, mi fa risparmiare tempo dopo, quando arrivo a casa, che non devo più sbobinare e post-produrre più immagini magari inutili che non mi servono, sono direttamente con le immagini buone, quindi è una cosa assolutamente pregevole. Per il resto è una fotocamera più leggera di prima, questa a me non me ne frega niente perché per me non era pesante quella di prima, però è più leggera e quindi tant'è, va bene così. Salto a questo punto direttamente alle fasi di post-produzione durante le quali vi spiegherò quello che è stato fatto e vi avverto, questo non è un video leggero, è una cosa abbastanza tecnica, un po' noiosa, solamente per gli addetti ai lavori o quelli che vogliono cominciare a fare fotografia di interni. Vi faccio vedere le prime fasi di sviluppo digitale su uno shooting di questo tipo. Benissimo, eccoci qui all'interno dell'applicativo. Come potete vedere, ovviamente la prima cosa che si nota sono i difetti della lente che è stata utilizzata, ovvero il 1535 monta RF. Questi difetti sono una vignettatura assolutamente allucinante, soprattutto se scattiamo a 14 mm, e nel mio caso io ho acquistato questa lente per poter scattare a 14, quindi mi interessava il 14. E ora il problema è che mi ritrovo con una vignettatura abbastanza prepotente. Tuttavia, andremo in ogni caso a eliminarla perché, come potete vedere, c'è anche il secondo difetto, che è una distorsione a barilotto veramente molto pronunciata. Per questo motivo, andremo a cercare di utilizzare il pannello Optics per rimuovere questi difetti. Andremo quindi a selezionare la marca del produttore, in questo caso è Canon. Di default, vedete che ci seleziona il 24-105. La situazione già migliora, però questa non è esattamente la lente che abbiamo usato. Ora il 1535 nella mia versione di Photoshop Camera Raw non c'è ancora, quindi probabilmente bisogna aspettare la versione 2022. Io sto utilizzando la 2021 attualmente. Se vado a selezionare il 1535, vedete che la situazione rimane pressoché invariata. A questo punto io potrei giocare con la distorsione di questa lente per cercare di rimuoverla quanto più possibile, ma come vedete non è esattamente calibrata su questa lente, per cui la soluzione momentanea che mi sono ripromesso di adottare è quella di cercare un'altra lente che sia più compatibile con questo tipo di distorsione. Sono andato a selezionare il Canon EF 15 mm.
E vedete che nel momento in cui lo seleziono, questo essendo probabilmente un fisheye, la riduzione della distorsione è molto più potente. A questo punto io vado a ridurre questa rimozione della distorsione e arrivo, diciamo, intorno a 20, e qui la situazione è decisamente migliorata, perché a questo punto le linee sono un pochettino più dritte, quindi diciamo che questo è un setup con cui credo di poter lavorare per il momento, fino a quando non aggiornerò alla versione 2022. A questo punto possiamo andare ad applicare questa modifica su tutte quante le immagini. Per la verità io faccio un'altra cosa, vado a selezionare tutte le immagini, tanto sono tutte scattate a 14 mm più o meno con le medesime impostazioni, dunque vado ad applicare il mio preset Sharpening 5D, che è quello che utilizzo per la 5D Mark II, quindi va bene anche per questo sensore, visto che sostanzialmente il sensore della Canon EOS R e della 5D sono uguali, hanno praticamente le stesse caratteristiche. Una volta fatto questo, quindi applicato questo preset, quindi mi ha tolto quello che avevo fatto sulla lente perché questo non è incluso nel preset, a questo punto vado a rifarlo, quindi vado a ripetere questo processo, vado a dirgli 15 mm, vado a dirgli 20 punti e vedete che per effetto di questa riduzione della distorsione la vignettatura è sparita, quindi semplicemente con questa modifica ci siamo risparmiati anche la fatica di dover rimuovere a mano la vignettatura, cosa che avremmo potuto fare agendo sugli effetti, andando a mettere una vignettatura attiva invece che negativa, quindi andando a illuminare i bordi avremmo potuto andare a mitigarla, ma non è necessario perché con questa modifica andiamo a eliminare due problemi in uno. A questo punto ovviamente dobbiamo occuparci del fatto che qui l'esposizione non è ottimale in nessuno di questi scatti, perché qui stavamo scattando in bracketing per avere la possibilità di fare l'HDR, per cui io vado a dirgli Merge to HDR, il comando è Alt M, d'ora in poi premerò Alt M senza usare il tasto destro per fare questa operazione. Nel momento in cui lo premo vedete che andiamo a miscelare i nostri tre scatti su cui abbiamo fatto le medesime operazioni, per cui sono ancora allineati. Ovviamente questi sono scatti realizzati con cavalletto abbastanza stabile su un pavimento di parquet, quindi bisogna stare attenti a non muoversi durante i tre scatti, sennò si disallineano. Siccome sono fatti su cavalletto non ho bisogno di allineare le immagini, il deghosting non mi serve perché eravamo in interni ed era tutto perfettamente fermo. Io gli vado a dire di unire questi tre scatti in HDR, lui mi crea un nuovo file HDR nella medesima location dove si trovano i tre scatti di partenza. Ed ecco che viene creato il mio nuovo file. Ora, come potete vedere, questo file dovrebbe riportare le caratteristiche base dei file sorgente da cui proviene, per cui vedete che le caratteristiche che abbiamo applicato sulla nostra correzione della lente sono rimaste le medesime, anche le caratteristiche dei dettagli che gli ho dato con il mio preset sharpening sono rimasti medesimi, per cui noi adesso possiamo andare ad agire unicamente sul pannello principale dello sviluppo digitale. Le cose che andiamo a fare sono, innanzitutto io elimino sempre questo 7-6% di contrasto che viene inserito dalle impostazioni automatiche, non lo voglio, non mi piace, non è questo che voglio fare, anzi io voglio andare a mitigarlo ulteriormente il contrasto, quindi vado ad abbassare un pochino gli highlights. E per quanto riguarda le ombre invece direi che praticamente non ce n'è, per cui vado invece a rafforzarle un pochino, perché va bene fare fotografia a basso contrasto ma senza esagerare, per cui vado a fare una cosa del genere. A questo punto possiamo vedere il prima e il dopo. Una cosa che mi sono dimenticato e che adesso andiamo a fare su tutte le immagini, su tutte quante le immagini gli andiamo a dare vibrance più 20 e contrasto, sentiamo un po' tanto, gli diamo un più 4 e potremo anche dargli un clarity più 2. Normalmente nella fotografia di interni non si usa tanto la clarity, ma un più 2 giusto per far risaltare un po' di dettagli è una cosa che di solito gli metto perché mi tira fuori un po' di dettagli dove ce ne sono. Per quanto riguarda i muri che sono privi di dettagli non succederà assolutamente nulla, quindi va benissimo così. Altra cosa che andiamo a fare, pannello geometri, e andiamo a risolvere un po' di problemi legati all'allineamento delle linee verticali. Quindi andiamo a vedere se le nostre linee verticali sono correttamente allineate. Qui io vedo ancora un po' di distorsione, non voglio neanche esagerare nell'eliminarla però, perché se vado a eliminare tutta la distorsione poi magari mi ritrovo con problemi di altro tipo, magari si deforma qualcos'altro, insomma correggere alla perfezione non è sempre possibile. Inoltre qui mi sembra di vedere che è proprio il muro che è un po' storto, un po' fatto così, quindi non voglio neanche impazzire a correggere una cosa che magari era semplicemente fuori posto.
posto nella stanza. Dovete sapere che le architetture non sono tutte perfettamente dritte. Qui vado a sollevare un pochino tutta la foto. Ora, ovviamente questo è lo sviluppo digitale. Noi qui dovremmo poi andare in Photoshop a sistemare questo muro, a sistemare questa presa. Qui ci sono delle parti rovinate del muro che assolutamente sono da sistemare. Qui sul monitor magari possiamo inserire un logo, però questo è quello che vado a fare di base su un'immagine di questo tipo. Poi possono esserci cose ulteriori che possiamo andare a fare, come per esempio potrei andare ad aumentare un pochino l'esposizione generale per renderla un pochettino più luminosa, e vado a diminuire un pochino i bianchi per non avere niente che spara. Facciamo un controllo, qui c'è una luce accesa che sta sparando, questa qui o la rimuovo, è probabile che la rimuoverò perché quel punto luce lì mi significa poco. Comunque posso lasciarla così, perché anche se è bruciata è un dettaglio così piccolo che è sostanzialmente ininfluente, quindi ci sta. Arrivati a questo punto, una cosa ulteriore che andiamo a fare, prendiamo il nostro strumento contagocce del white balance e andiamo a vedere se il white balance può essere migliorato. In questo caso clicchiamo su una parete che dovrebbe essere neutra. Secondo me il risultato è meglio, perché questo bianco risulta un pochino più pulito di quello che avevo impostato in camera. L'avevo impostato davvero in camera, non stavo usando il white balance automatico, quindi era una scelta consapevole, però in post produzione credo che questa sia una scelta migliore e dovrò ricordarmela, perché dovrà esserci coerenza tra uno scatto e l'altro. Ovviamente a questo punto proseguiamo, andiamo a selezionare la seconda serie di scatti. Ovviamente anche qui abbiamo tutta la stessa serie di problematiche, solo che alcune sono già risolte, perché vedete, se io vi faccio vedere il prima e il dopo, abbiamo ridotto la distorsione e abbiamo eliminato la vignettatura, quindi un bel po' di problemi ce li siamo già tolti su tutto quanto lo shooting. Ora io, come prima, vado a selezionare tre immagini che sono state scattate in bracketing sul mio treppiede bello stabile, vado a premere Alt M e parte il Merge into HDR. Adesso andiamo a vedere come si comporta questo secondo scatto una volta miscelato con la tecnica HDR. Innanzitutto qui la prima cosa su cui mi casca l'occhio è che forse rimuoverò questo monitor in post produzione. Qui medesime impostazioni, perché mi dà già questa riga fatta in questo modo qui sotto? Strana questa cosa. Andiamo a vedere se me la darà ancora una volta che avrà terminato il processo. Non dovrebbe darmi un problema di questo tipo già adesso, e invece me lo dà ancora. Questa cosa è proprio strana. Andiamo a prendere il nostro pannello geometry che tanto dobbiamo sistemare in ogni caso. Ah no, ho capito che cosa è successo. Gli ho dato un offset di più 5 e avevo tutte le immagini selezionate prima. Errore mio. Allora adesso facciamo subito una bella cosa. Seleziono tutte le immagini da questa fino all'ultima e gli vado a togliere questo offset di più 0,5, gli vado a dare un offset di 0, e così abbiamo ripristinato la situazione iniziale che avevo erroneamente sballato su tutto lo shooting. Queste sono cose importanti, vi faccio vedere anche quando sbaglio, perché quando io sbaglio di solito, non sempre, so che cosa ho sbagliato e so rimediare. È importante saperlo, ovviamente, perché se abbiamo sbagliato e non sappiamo che cosa abbiamo sbagliato, magari ci mettiamo ore a capire che cos'è che è andato storto. Io invece ve lo faccio vedere subito. Ora noi possiamo andare a selezionare il nostro scatto di prima, selezioniamo contestualmente il nostro secondo scatto, quello nuovo, e andiamo a premere Alt S. In questo modo possiamo applicare gli stessi parametri copiandoli dalla prima immagine e applicandoli sulla seconda. Ora ci sono cose che io voglio applicare e cose che non voglio applicare. Per esempio geometry non voglio copiarlo perché sarà diverso, quindi voglio andare a rifarlo a mano, mentre il profilo e tutte le impostazioni standard, quelle voglio copiarle perché probabilmente saranno uguali. Ed ecco che le mie impostazioni sono state correttamente copiate. Vedete infatti che c'è una corrispondenza di colore più accurata adesso, però io credo che si sia sballato qualcosa nel pannello Optics, perché prima c'era... ecco perché prima mi aveva copiato anche le impostazioni di geometry, che invece adesso non ci sono più, quindi adesso andiamo a rifarlo. Ma è giusto che sia così, perché queste cose bisogna farle a mano per ogni immagine, perché la composizione cambia, il nostro punto di osservazione cambia, e quindi non possiamo utilizzare le stesse impostazioni su tutte le immagini. Magari fosse così, ma purtroppo possono esserci delle irregolarità nel pavimento, possono esserci delle irregolarità nella geometria stessa che stiamo fotografando, e quindi questo procedimento deve essere rifatto ogni volta. Adesso andiamo a vedere il prima e il dopo. Vedete che secondo me l'immagine è decisamente migliorata.
Ovviamente anche qui dovremo andare a sistemare delle cose, come dicevo prima, questo monitor qui in alto non so se mi fa impazzire, questi fili sono terribili ma non potevo toglierli perché sono fili incastonati nel muro, questa presa andrò sicuramente a correggerla, qui c'è un muro da sistemare, però sono tutte cose che si sistemano dopo in Photoshop senza troppi problemi. Stessa cosa di prima per il faretto, adesso per i miei detrattori che dicono che sono un fotografo vecchio e bollito e che non sono capace di scattare in verticale, vi faccio vedere che in realtà, per quanto lo scatto orizzontale sia a mio parere molto meglio perché fa vedere più cose, ci sono anche degli scatti verticali in questo shooting e qui sarà un bel macello andare a correggere le linee, perché qui non mi sono tenuto dei riferimenti, dovrò allineare con le gambe del tavolo probabilmente. Comunque andiamo a fare il nostro lavoro anche sugli scatti verticali, ce n'è qualcuno, non ne ho fatti tantissimi perché come non finirò mai di ripetere, la geometria di una stanza normalmente si sviluppa in orizzontale non in verticale, infatti qui come potete vedere 2/3 dell'immagine sono fatti di soffitto e pavimento, due cose che insomma il mio cliente non è che vuol far vedere il soffitto e il pavimento, vuol far vedere la stanza, quindi uno scatto di questo tipo ci può stare per i social, ci può stare per le stories, per quei formati orrendi verticali che si usano adesso, diciamo che difficilmente viene utilizzata per il sito web, ecco, perché comunque c'è moltissimo spazio sprecato o gestito comunque in maniera non ottimale. Andiamo di nuovo a copiare le nostre impostazioni, andiamo a vedere che ecco il nostro colore è stato matchato anche in questo caso, qui forse c'è qualcosa da sistemare perché qui c'è una macchia di luce un po' troppo chiara per i miei gusti. Allora andiamo a prendere un pennello, qui avevo già impostato qualcosa di questo tipo, andiamo a dare una bella pennellata qui e vediamo se si recupera qualcosina, ok, poi vado a rimuovere qui dalle aree che sono già scure perché non voglio scurire quello che è già scuro, ok, ovviamente sto facendo un lavoro abbastanza sommario però vedete che l'efficacia è abbastanza in dubbio. Adesso andiamo a prendere di nuovo il nostro pannello geometri, qui devo allinearmi per forza con le gambe del tavolo perché qui questa riga qui del soffitto neanche la vedo bene, quindi non lo so, sì dai, potrei fare una cosa di questo tipo fidandomi che vado un po' a naso, però insomma se sbaglio di tanto me ne accorgo, cioè si vede, se abbiamo sbagliato di tanto si vede che casca tutta storta. E qui invece usiamo la gamba del tavolo e vediamo come casca fuori. Sì, diciamo che mi sento meglio, sto meglio con me stesso se so di aver corretto le geometrie piuttosto che se so di non averlo fatto, quindi va bene così. Proseguiamo, andiamo a prendere un'altra immagine. Ora eccoci qui sul prossimo scatto, adesso vi faccio vedere una cosa che non bisognerebbe fare mai, la vedete questa macchia? Questo qui è un pezzo della mia maglietta o dei miei pantaloni, non so bene di cosa, perché mi ero addossato alla parete a lato fuori dall'inquadratura per fare questo scatto perché non ci stavo fisicamente, quindi avevo fatto l'inquadratura ma non ci stavo fisicamente e avendo posizionato il treppiede in questo punto e qui essendo bloccata l'uscita non potevo uscire dalla stanza, avrei dovuto tornare di qua e riposizionare tutto quanto e quindi per risparmiare tempo in fase di scatto adesso dovrò perdere tempo in fase di post produzione a togliere questo pezzettino. Per fortuna non è grave, ma vi confesso che non me ne ero accorto guardando in camera, quindi avrebbe potuto essere grave perché se questa cosa fosse sbordata sopra a questa cassettiera sarebbe stato un problema perché lì avrei dovuto ricostruire ben di più. Andiamo a fare il nostro solito giochino e andiamo a unire in HDR i nostri soliti tre scatti. Come potete vedere era una mattinata di novembre abbastanza soleggiata, questo è un novembre abbastanza anomalo che sembra più essere una stagione intermedia piuttosto che l'autunno e quindi c'era un sacco di sole che entrava da questa finestra, io ho cercato di mitigare questo sole facendo un bracketing HDR a 3 stop che è il più potente che la mia fotocamera mi consente, quindi diciamo che ho cercato di catturare quanti più dettagli possibili sia nelle alte luci che nelle ombre appunto per poter avere una fotografia che mostrasse tutti i dettagli una volta sviluppata. Ok, vedete che come al solito vengono impostati tutti i nostri default, andiamo nuovamente a copiare il colore dalla nostra immagine precedente e andiamo a vedere il nostro colore è perfettamente matchato. Poi questo è un match che ho fatto io a gusto mio, è anche possibile, anzi probabile che alcuni clienti poi ci dicano per esempio così è troppo fredda, perché un cliente potrebbe dire io il mio ufficio, il mio interno quale che sia, lo vedo più caldo di come l'hai fatto tu e quindi ti chiedo di scaldarmelo. Questa è una cosa che può succedere, anzi succede spesso. Io qui ho fatto un match che era un po' a gusto mio e un po' basato proprio sul punto di bianco della parete nel punto più neutro possibile,
possibile, però è anche possibile e anzi probabile che alcuni clienti ci chiedano qualcosa di diverso. Ecco, vedete che qui già solo correggendo questo brutto erroraccio che avevo fatto è già stato quasi corretto completamente da solo. Ora qui a me sembra un po' troppo chiara in certi punti questa immagine, quindi potremmo andare a scurirla un pochino, soprattutto in quest'area. Do una bella pennellatina qui e così dovrebbe bastare. Andiamo a vedere un prima e un dopo. Vedete che era molto gialla prima. Un cliente può anche dire scaldamela un po' di più, ma così secondo me è troppo, cioè così sembra veramente sembra che ci sia un grading abbastanza forte sopra in questo caso, quindi secondo me così è troppo. Così è un pochettino più neutra, può sembrare più fredda, ma secondo me è più corretta da consegnare in questo modo. Passiamo alla prossima immagine e qui vi devo dire che ci sono scatti che bisogna fare e ci sono scatti che sarebbe meglio non fare molte volte. È uno scatto attraverso il vetro con il sole con in questo modo, sarebbe probabilmente stato meglio non farlo neanche, però volevo dare un po' di varietà e quindi oltre a fare delle verticali volevo anche far vedere gli spazi in una maniera un po' più completa. Qui mi rendo conto che l'ho fatta due volte questa, quindi probabilmente la prima volta ero scontento di qualcosa e quindi vado a prendere direttamente la seconda, perché probabilmente se l'ho rifatta vuol dire che nella prima c'era qualcosa che non mi convinceva, quindi vado a post-produrre direttamente la seconda. Non mi ricordo che cosa c'era che non andava, so soltanto che qui c'è un sole così forte, un flare così prepotente, che probabilmente questa immagine è abbastanza inutilizzabile. Tuttavia la facciamo lo stesso perché voglio vedere quanto riusciamo a recuperarla e a renderla passabile. Ok, proprio come prima andiamo a copiare le nostre impostazioni. Qui potrebbero essere diverse, perché qui siamo in una situazione abbastanza complessa e molto diversa da prima. Stiamo scattando direttamente contro sole, quindi potrebbe essere necessario fare delle modifiche ulteriori qua. Vedete che se vado a scurire qui, purtroppo nonostante il bracketing, questo è irrecuperabile, quindi questa immagine diventa abbastanza inutilizzabile. Non so nemmeno se la presenterò un'immagine come questa, perché è proprio la scelta che non è felice, quella di scattare contro sole in questa maniera. Tuttavia credo che sia doveroso farla lo stesso in questi casi, perché se il cliente ci dovesse dire, e capita, e credetemi, capita spesso che il cliente ci faccia degli appunti di questo tipo: ma come, non hai fatto neanche una foto della finestra che è così bella con il lucernario, con tutte le nostre le targhe del personale? E no, l'ho fatta. Se il cliente ti dovesse dire una cosa del genere, tu gli dici no, la foto c'è, solo che visto l'orario a cui abbiamo organizzato lo shooting c'era molto sole che entrava dalla finestra, ti avviso perché non è la mia foto migliore, però ce l'ho, te l'ho fatta. Quindi questa secondo me era la cosa giusta da fare e così è andata. Adesso io la faccio lo stesso, l'ho fatta lo stesso, non è la mia foto migliore, non sarò mai contento di una foto come questa, però quantomeno è dritta, quantomeno abbiamo eliminato un po' di imperfezioni. Certo, qui abbiamo un bel problema di illuminazione, però era inevitabile perché scattare quest'angolo a quest'ora il risultato era comunque sempre questo. Andiamo avanti e come potete vedere qui cambiamo completamente stanza, perché finalmente abbiamo finito la prima stanza e quindi possiamo andare nella seconda, per cui qui abbiamo un contesto completamente differente, un'illuminazione che da totalmente naturale diventa quasi totalmente artificiale, per cui qui è molto probabile che dovremo cambiare tutti i nostri parametri, perlomeno per quanto riguarda la compensazione del punto di bianco, che qui devo dire mi sembra più accurata rispetto a prima, quindi abbiamo anche meno problemi forse. A questo punto io vado a fare questa cosa, mi copio le impostazioni dall'immagine precedente, però vedete che alcune sono peggio adesso, per cui alcune vado a ripristinarle come erano prima. Soprattutto vado a ripristinare il bilanciamento del bianco perché mi sembrava più accurato prima, vado a ridargli un pochettino di luce perché qui ne avevamo tolta di più, era un contesto diverso. Ok, andiamo a controllare se c'è qualcosa di bruciato. Qui vedete che ci sono troppi neri, quindi andiamo a bilanciare un pochettino in questa maniera. Ora un po' di neri in quelle aree ci sta che ci siano, però io non ne voglio mai troppi, perché in fotografia di interni diciamo che il mio intento è quello che i dettagli siano leggibili su tutta l'immagine, quindi se un mio cliente dovesse, al di là del fatto che qui c'erano dei fili che non potevo rimuovere perché erano imbullonati al tavolo, se un mio cliente dovesse zoomare in quest'area ovviamente vedrebbe dei fili che sono bruttissimi, però se un mio cliente dovesse zoomare in quest'area io voglio che abbia i dettagli disponibili anche qui, anche nella zona più buia di tutta l'immagine, quindi l'obiettivo è un po' questo, fornire un'immagine con i dettagli leggibili ovunque, in qualunque punto dell'immagine. A questo punto
Andiamo a fare il nostro solito giochino con il pannello geometrico, qui mi baso sulla gamba del tavolo perché non ho un altro riferimento, ma andrà bene perché comunque le gambe del tavolo di solito sono dritte. Andiamo a raddrizzare bene questa geometria. E in questo caso potremmo anche andare a matchare questa linea con la linea del tavolo. Vediamo come viene, perché a volte è necessario e a volte non lo è. In questo caso diciamo che potremmo essere puntigliosi e vedere che cosa viene fuori, anche perché in questo caso appunto non stiamo tagliando niente, non perdiamo niente anche se facciamo questo tipo di modifica. E andiamo a vedere un prima e dopo per capire. Sì, è meglio perché è più dritta, è tutta quanta più in bolla, quindi va bene così, la teniamo così e siamo soddisfatti. Ovviamente poi queste sono tutte cose che possiamo andare a rivedere successivamente, che stiamo lavorando sui file raw e quindi sono tutte scelte che possiamo anche cambiare dopo, però io consiglio di farlo bene questo lavoro, di farlo in maniera accurata, perché se lo facciamo in maniera accurata, qui l'ho fatta due volte questa, quindi è possibile che la seconda volta io avessi corretto qualcosa, forse di esposizione, forse di inquadratura, non lo so, non è neanche così importante, le vado a fare tutte e due in questo caso, perché appunto non mi ricordo quale delle due era giusta. Questa è una cosa su cui si potrebbe migliorare, ovvero nel momento in cui io vado a fare uno scatto e lo ripeto, dovrei trovare il modo di prendere la decisione subito, di tenere uno dei due e di scartare subito l'altro, in maniera tale da non trovarmi a doverne post produrre due o più una volta tornato a casa, perché questa è una cosa che potenzialmente mi fa perdere tempo, e in questi casi io non voglio assolutamente perdere tempo, perché sono stato pagato tot per fare questo shooting, ma se io ci metto tot tempo a sistemarglielo, diciamo che ci ho guadagnato di più piuttosto che se ci metto molto più tempo. In questo caso io voglio copiare anche le impostazioni di geometri, perché secondo me sono le medesime, visto che ho scattato dalla stessa posizione, infatti il mio scatto migliora, e quindi dopo andremo a cercare di capire che cosa c'è di diverso tra questi due, perché a me sembrano assolutamente uguali. No, ho nascosto i fili, guarda che bravo, ecco cos'era, ho nascosto i fili. E allora sapete che cosa vi dico? Che questa serie di scatti precedente la vado a buttare, perché questi scatti con i fili di fuori preferisco non presentarli neanche. Invece in questo secondo caso i fili li ho eliminati, quindi è molto meglio così. Presento questo scatto, non quello di prima con tutti i fili fuori, assolutamente. E a questo punto però forse avevo toccato anche qualcosa di esposizione, vado a pareggiarla in questa maniera e sono molto molto più contento così. Ma benissimo, abbiamo un altro scatto verticale, andiamo a fare sempre il nostro solito lavoro. Vi renderete conto che è un lavoro un po' meccanico, un po' noioso questo, sia in fase di scatto sia in fase di editing. Purtroppo quando si scattano fotografie di interni, secondo me è bene fare il bracketing sempre in tutti gli scatti, anche perché abbiamo sempre delle condizioni un pochettino estreme. Come potete vedere abbiamo delle zone di ombra qui sotto le scale e sotto il tavolo e sotto le sedie, abbiamo delle zone di bagliore estremo come le finestre, come i faretti. Questo è una cosa che succede in tutti gli interni che andremo a fare in vita nostra, quindi non si scappa da questa cosa. E quindi la cosa migliore è farlo sempre il bracketing, perché il discorso è che se facciamo il bracketing possiamo mitigare questo contrasto eccessivo, se non facciamo il bracketing siamo un po' alla mercé delle possibilità del nostro sensore, ed è un peccato perché gli strumenti per fornire un'immagine a basso contrasto ce li abbiamo tutti. Ora andiamo come sempre a sistemare le nostre linee verticali, e vedete che anche questo purtroppo è un po' noiosetto, perché va fatto per ogni immagine, ma anche qui non si scappa, perché non possiamo prendere un parametro e applicarlo su tutte, perché il pavimento, come dicevo prima, può essere irregolare, perché i muri stessi possono non essere sempre dritti, perché la nostra inquadratura può cambiare. In questo caso sono passato da verticale a orizzontale, quindi l'inquadratura può non essere sempre la stessa, e quindi si rende necessaria una modifica. Ora io qui ho alzato tutto e vedete che ho riscoperto un po' di vignettatura che avevo nascosto precedentemente, però in questo caso potrei anche far finta di niente, ma invece la eliminerò in Photoshop una volta fatto l'export. Andiamo a proseguire.
vediamo che qui ho fatto una serie di scatti anche di questa stanza. Diciamo che queste stanze erano piccole, quindi ho dovuto utilizzare per forza di cose questa lente che è il 14-35. L'ho utilizzato a 14 mm proprio perché erano stanze molto piccole. Effettivamente, se mi fossi trovato a scattare questi interni con il mio solito 16-35, non so come me la sarei cavata. Avrei dovuto tagliare qualcosa, invece di prendere fino a questo mobiletto avrei dovuto tagliare qua, e invece di prendere fino al logo avrei dovuto tagliare qui alla sedia, perché avrei avuto meno spazio di manovra. Quindi sono contento di aver avuto il 14 mm e sono le prime volte che lo utilizzo in quest'ambito, quindi devo anche prenderci un po' la mano. Adesso andiamo a copiare le nostre impostazioni come sempre, e vedete che già la foto è notevolmente migliorata. Qui abbiamo una zona di luce abbastanza vigliacca che sarà difficile da mitigare, però noi ci proviamo. Non posso fare una cosa troppo estrema perché sennò si vede l'intervento, quindi la devo abbassare poco poco poco. Ok, però mi sembra già meglio rispetto a prima, che sparava veramente tanto. I faretti li lascio così come sono, questo riflesso è brutto, ma qui forse ci metterò il logo dell'azienda. A questo punto andiamo a prendere il nostro geometri e andiamo a correggere quello che possiamo. Questo mobile è storto mentre quest'altro sembra dritto, quindi qui avremo un problema di allineamento perché una delle due cose sembrerà sempre storta. Qui pure abbiamo un problema perché qui non riesco a capire, ma credo che qui ci sia un problema nell'architettura proprio, nel senso che questo pilastro non è dritto. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a ottenere. Ci sono certi casi in cui ci si deve accontentare. In questo caso è la cosa migliore che posso fare. Più dritta di così probabilmente non si riesce, perché ci sono cose che pendono, tipo vedete il monitor è storto, il monitor pende, quindi non si può raddrizzare tutto. Qui sotto andremo a eliminare questi fili e più o meno ci siamo. Prossima immagine, perché noi siamo infaticabili. Andiamo come prima a copiare le nostre impostazioni da un'immagine precedente su cui abbiamo già lavorato. In questa maniera ci risparmiamo un sacco di fatica. Vedete che io lo faccio di volta in volta perché ci sono delle cose che possono cambiare di volta in volta. Infatti qui per esempio vi abbiamo cambiato lato, secondo me qua ci sono delle differenze anche proprio in termini di colore. Io qui vedo del verde che prima non vedevo, che forse è il riflesso di cose verdi che qui sono entrate in campo. Andiamo a sistemare come sempre la nostra geometria. Vedete qui quello che vi dico sempre, le architetture non sono perfette. Infatti questa stanza secondo me non è perfettamente dritta, proprio come non erano dritte le altre di questo stesso shooting. Per cui io qui mi baso semplicemente sulle cose più laterali che ci sono. Se la cosa più laterale che vedo è dritta, poi se c'è qualcosa di storto nel mezzo, ragazzi, pazienza, io ho raddrizzato quello che potevo. Poi se ci sono cose che non sono dritte tra di loro, tipo se fosse storta la porta adesso, io non posso più farci niente a quel punto, perché vuol dire che o la porta o il mobile sono storti proprio di loro. Io qui vedo un evidente green cast, però questo forse andrò a sistemarlo in Photoshop, perché qui dovrei andare a fare pennellate su pennellate, ma non voglio farlo qui dentro, preferisco farlo sul JPEG. Andiamo a vedere com'è la situazione nello scatto successivo. E sì, qui c'è proprio un green cast su questa parete, che probabilmente è il riflesso di questa pianta, quindi qui probabilmente andremo a rimuovere il colore, ma solo da questa parete, perché qui per esempio non c'è, qui c'è un sacco di magenta invece. Andiamo come prima a copiare le nostre impostazioni. Ci sono cose poi che si fanno in Lightroom e ci sono cose che si fanno in Photoshop, quindi io qui adesso faccio solamente lo sviluppo all'interno di questo applicativo, poi ci sono altre cose che andremo a fare all'interno di Photoshop una volta terminato qui. Qui vado a dargli due ritocchini perché secondo me si può sempre migliorare, e questo è il motivo anche per cui non mi piace prendere un preset e applicarlo su tutto quanto, perché secondo me c'è sempre qualcosa di meglio che si può fare. Ora, come vi dicevo anche prima, qui purtroppo abbiamo un sacco di fili, cercherò di rimuoverli in qualche modo, ma questi fili purtroppo erano legati col filo alle gambe del tavolo, quindi o li scocciavo tutti contro il muro, oppure non potevo comunque rimuoverli completamente, quindi non l'ho proprio fatto. Anche perché ne ho parlato col cliente in loco, che mi ha detto no, guarda, questo è un ufficio, è normale che ci siano queste cose, quindi io te l'ho detto, l'importante è che non ci siano fraintendimenti dopo, cioè non vorrei dopo dovermi trovare a rimuovere per forza tutta questa roba che passi anche come un errore mio, perché cioè, tecnicamente non lo è. Io qui ho sistemato tutto, ho pulito tutto quello che non mi piaceva, questi non potevo rimuoverli, quindi li ho lasciati solamente per quel motivo. Qui non c'è tantissimo da fare, andiamo solamente a prendere geometri per raddrizzare
la nostra stanza. Vedete che non è dritta per niente, nel senso, io qui adesso raddrizzo con la gamba del tavolo, perché come dicevo qui si raddrizzano le cose più esterne. Secondo me quel muro lì rimane storto, perché no, invece guardate, invece è cascato abbastanza dritto, però secondo me qui ci sono delle stortature, cioè c'è della roba storta qui dentro proprio di suo. Qui c'è questo green cast che è veramente bestiale, saranno riflessi della pianta, del logo, e insomma c'è del verde che preferirei che non ci fosse, ma invece c'è, quindi ce lo dobbiamo tenere. Qui di nuovo l'ho fatta due volte, ma perché mi sono spostato, qui c'era il billboard, l'ho spostato, e quindi questa, mamma mia, questi fili, questa qui è proprio una cosa brutta. Questa cosa non potevo evitarla, come già detto. Io qui vado a farle entrambe, perché di queste due angolazioni sono valide tutte e due, forse è meglio questa addirittura, quindi devo per forza post produrle tutte e due. Questo è un peccato perché mi fa perdere tempo, però non sono riuscito a farne una intermedia che prendesse tutte e due questi angoli, che sono vicini, non molto vicine queste due. Però non essendo io riuscito a fare uno scatto solo per prendere questa situazione, adesso mi tocca post produrne due. Certe volte è necessario farlo e certe volte è bene farlo e basta, nel senso, qui io non ero costretto a essere così puntiglioso, però preferisco farlo perché, non so se ci avete fatto casa, ma Iconcasa è un franchising immobiliare, quindi a me interessa un po' questa situazione, perché quando ti chiamano a fare delle fotografie di interni per un'azienda che si occupa di interni, è importante cercare di fargliele quanto meglio possibile, perché insomma è possibile, se non probabile, che possa scaturire una futura collaborazione nel caso si siano trovati bene. Quindi io voglio fargliele meglio che posso e voglio proprio fargli vedere che lavoro in una certa maniera e che sono preparato al compito, in maniera tale che se dovessero perdere il loro fotografo o se dovesse servirgli un fotografo in più, non debbano avere dubbi su chi andare a contattare. Ok, abbiamo raddrizzato anche questa. Fra l'altro forse mi piace di più questa nonostante questi fili, ma qui credo proprio di poterli eliminare. Quindi diciamo che in qualche maniera ce la si cava sempre. L'importante è anche ragionarci in fase di scatto, ovviamente, perché se abbiamo fatto bene gli scatti ce la caviamo, se abbiamo fatto male gli scatti è una tragedia. Ora, qui questa è l'ultima stanza, che è l'ingresso. Qui andiamo a fare ovviamente sempre il nostro giochino. Come vi dicevo, vi racconto due cose nel frattempo, perché ormai vi starete annoiando. Se vi faccio solo vedere le modifiche finisce che vi annoiate veramente tanto. In uno shooting come questo purtroppo bisogna fare l'HDR sempre, perché vedete qui queste lame di luce che entrano, che possono anche essere carine, per carità, possono dare un po' di vita a una foto che altrimenti sarebbe stata molto molto piatta. Un interno senza queste lame di luce sembrava molto Umbrella Corporation, sembrava molto molto più freddo probabilmente, invece in questo modo diventa un pochino più vivo, c'è una macchia di colore in più. Chiedetelo a me non piace, io preferivo se c'era una luce uniforme, se era un pochettino tutto quanto più freddo, però è anche questione di gusti. Quelli che ho capito essere i gusti del cliente sono quelli di un ufficio un pochettino più reale, un pochettino più veritiero. Qui io avevo aperto la porta perché stavo scattando stando col sedere fuori e con la testa dentro, quindi in questo caso adesso questa porta dovrò cercare in qualche maniera di, se non di farla sparire, quantomeno di nasconderla un pochino. Qui andiamo a fare il nostro solito giochino per raddrizzare le geometrie. Qui probabilmente ero un pochino questa maniglia qui la elimino dopo in qualche modo con Photoshop, e qui abbiamo il nostro scatto abbastanza pulito. Andiamo a vedere se troviamo un white balance migliore di quello che avevo impostato in camera. E allora, tra 6100 e 5004 facciamo una via di mezzo, perché entrambe hanno i loro pregi, e quindi facciamo una cosa di questo tipo, facciamo una via di mezzo tra quello che era impostato in camera e quello che ha deciso il mio white balance automatico, e così riesco a tirare fuori un colore che è più fedele rispetto a quello che vedevo effettivamente. Queste sono carine comunque, vedete questa macchia di luce qui a me non fa impazzire, però non è neanche devastante, cioè ci può stare, d'altronde è una finestra, è una porta a vetri ampia, quindi entrerà sempre del sole da lì in una giornata di sole, e quindi in questo caso ci sta, è molto meglio questa
piuttosto che lo scatto in controluce di prima, quello era devastante perché lì c'era proprio il sole in camera, non era un bello scatto. Questo invece è uno scatto che ci può stare, si vede bene il logo, si vede una situazione comunque molto pulita, molto bianca, quindi ci sta assolutamente. Noi adesso andiamo a fare il nostro merge, andiamo a salvare il nostro file. Ovviamente ogni volta che lo facciamo ci crea un nuovo file HDR. In questo caso noi possiamo buttare via gli originali perché qui lavoravamo su cavalletto, quindi le nostre foto sono tutte perfettamente ferme, tutte perfettamente allineate. Quindi una volta che abbiamo fatto il nostro HDR possiamo, secondo me, a cuor leggero buttare via gli originali. Perché guardate qui che erroraccio che ho fatto, cioè erroraccio, ho lasciato il contrasto a più 7, io non lo voglio quel contrasto a più 7, anzi io lo voglio mitigare il più possibile il contrasto, non lo voglio proprio il contrasto in queste immagini, perché il contrasto ci sta bene se stiamo facendo dei ritratti. Un caso come questo secondo me non ci sta bene il contrasto, perché essendo un contesto di questo tipo, un contesto di interni, io non voglio far vedere contrasti, non voglio far vedere che lavoro sui contrasti, ma voglio far vedere che lavoro sulla pulizia. Quindi è la pulizia il mio focus in questo caso. Proseguiamo, andiamo a vedere che cos'altro c'è. Qui vedete, questo è uno scatto carino. Questo è uno scatto che di nuovo con il 16 mm non so se sarei riuscito a fare, cioè non sarei riuscito a prendere, avrei preso il logo qui a pelo e avrei preso la sedia qui a pelo, ma prendere il monitor intero col 16 mm, che è la mia lente storica a cui sono abituato, non so se ci sarei riuscito. Qui stavo usando il 14 e in questo caso sono molto contento di aver cominciato a usare il 14 perché mi permette chiaramente di fare delle cose più di prima. Quindi sono contento di averlo acquistato, di averlo pagato una fracca assurda di soldi, perché queste poi sono piccole soddisfazioni che uno si toglie e dice sì, adesso posso fare questa cosina più di prima. E ogni migliaia di euro che spendi puoi sempre fare qualcosina più di prima, quindi pian piano ti vai a costruire un corredo di cui sei sempre più soddisfatto, anche perché se sei tu che te lo compri ti vai a prendere qualcosa che rispecchi quelle che sono le tue esigenze. Insomma, se fai degli acquisti e poi non sei contento è un po' colpa tua, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Andiamo a fare il nostro solito match. Qui vado a prendere la porta come riferimento perché qui non c'è niente, il monitor è storto come sempre perché i monitor pendono verso il basso per favorire la visione umana e quindi questo monitor rimarrà storto perché è effettivamente storto. Questa è una bella immagine e qui questo sole vi dirò che non mi dispiace neanche, in questo caso mi aiuta perché queste linee mi portano dentro nell'immagine, quindi in questo caso sono contento che ci fosse il sole. Ma andiamo nuovamente a darci la zappa sui piedi da soli, perché questa è una bella foto, è una foto che mi sento di dover fare quando sono in quel contesto lì, però purtroppo qui abbiamo di nuovo una situazione di controluce molto molto forte. E ora, in un contesto ideale, se io stessi facendo paesaggio per me stesso, potrei stare lì tutto il giorno e aspettare che fuori la luce cambi e quindi avere magari l'interno col fascio di luce del sole e l'esterno con il sole che ormai è andato un pochettino più dall'altra parte e quindi potrei avere un contesto più favorevole, ma in questo caso non posso stare lì tutto il giorno, se no ci ho perso, perché io sono pagato per fare un lavoro, ma che io ci metta 5 minuti o che io ci metta 5 giorni fa tutta la differenza del mondo, quindi io non posso trattenermi troppo perché se no sono in perdita professionalmente parlando, per cui a questo punto mi arrangio con gli scatti HDR, con il bracketing che riesco a fare. So di non poter ottenere proprio tutto, però in realtà guardate che con il bracketing a 3 stop della Canon EOS R vedete che ho recuperato effettivamente la scena, quindi in realtà sono veramente molto molto contento di questa camera e molto contento di questo sensore, perché mi dà veramente tutto quello che mi serve, riesco a recuperare un contesto come questo che comunque era complicato. Ora, quella di prima, quella che non si è riusciti a recuperare prima, ve lo dico, non fatevene un cruccio, cioè se la vostra fotocamera non riesce a recuperare un interno e il sole pieno, nel senso, è impossibile avere una situazione dove abbiamo un interno scuro con il sole pieno e recuperare entrambe le cose, ma con nessuna camera su questo pianeta. Quindi non ve ne fate un cruccio se la vostra camera non ci riesce. Questo è un bellissimo scatto secondo me, perché si vede l'ingresso, si vede l'esterno, si vede addirittura un po' di azzurro del cielo. La cosa che proprio non mi piace di questo scatto sono gli ombrelli, però anche qui ne ho parlato col cliente che mi ha detto no, ma lasciali gli ombrelli, questo è un ufficio vissuto, quindi va bene così, il resto è tutto perfettamente in ordine e gli ombrelli ci stanno, e allora va bene. Cioè, se al cliente va bene, chi sono io per impuntarmi? A me non piacciono, però tutto sommato se li avessimo tolti sarebbe rimasto un po' di buco lì, quindi va anche bene così. Qui, per far vedere una visione dal tavolo, anche
questo è uno scatto carino che ci sta. Qui c'è un po' di buco, qui si sarebbe potuto forse mettere la pianta, però sarebbe stato un po' artefatto, perché qui c'è una porta, mettere la pianta qui sarebbe stato palesemente artefatto, quindi abbiamo deciso di non farlo. Qui andiamo a miscelare queste foto, come sempre ci viene creato il nostro HDR. Dobbiamo stare attenti quando facciamo questo lavoro, perché quando noi creiamo questi file DNG, sono dei file che pesano, pesano veramente tanto. Cioè, se una mia foto normale pesa 30 mega, una cosa del genere, un file DNG HDR può pesare 80-90 mega tranquillamente. Quindi stiamo parlando di un peso, e anche qui vedete che anche qui è stato recuperato tutto il fuori molto tranquillamente. Qui c'è un'automobile che non è bella da vedere purtroppo, però insomma non si può avere tutto. Noi adesso andiamo a raddrizzare, qua riusciamo a raddrizzare abbastanza bene, perché qui abbiamo tutti i riferimenti che ci servono, che abbiamo il soffitto e abbiamo un muro, quindi siamo a posto, non ci serve nient'altro. Ecco qua che recuperiamo anche questa, e anche questa è una bella immagine. Qui l'unica cosa che mi dispiace sono le lampade, che però non sono bruciate, sono bianche ma non sono bruciate, quindi va bene così, non è una cosa di cui faccio così, recupero ancora un pochino di più, però non sono bruciate, quindi va bene così, perché i dettagli ci sono anche lì. Procediamo, vediamo che cosa abbiamo qui. Ecco, vedete che questa di nuovo forse l'ho fatta due volte, e l'ho fatta due volte perché la prima era storta, e quindi la prima serie io la butto via, perché non ho voglia di tenermi lì della roba che pesa e che è sbagliata, e non ho voglia neanche di post-produrre della roba che pesa e che è sbagliata. Quindi questo è l'ultimo angolo che andiamo a fare. Questa macchia di luce, che questo è proprio sole, proprio il cielo pieno, non so se riusciremo a recuperarla, però di nuovo ci proveremo, e comunque si tratta di un dettaglio piccolo. Questo flare avrei potuto evitarlo forse schermando con la mano, ma in realtà no, avrei dovuto fare più serie di scatti. Questo è il problema di usare un grandangolo molto ampio, che è facilissimo che ci sia della luce parassita che picchia contro l'elemento frontale e mi crea dei flare di quel tipo, che a me non dispiacciono neanche, io talvolta li uso, però quando faccio ritratto, non quando faccio interni, perché quando si fanno interni il nostro cliente questa macchia non la vuole, il nostro cliente vuole gli interni puliti, e ha ragione lui, primo perché paga e secondo perché le foto di interni si fanno così, punto e basta. Quindi non è una cosa artistica, è una cosa tecnica, e quindi quel flare va sicuramente rimosso, però credo che lo rimuoverò in Photoshop, perché sono più efficace per fare questo tipo di lavori in Photoshop di quanto non lo sia in Lightroom, per cui appunto l'obiettivo in Lightroom è di avere le foto esposte correttamente e dritte, poi per tutto il resto piccole modifiche, correzioni, timbro clone soprattutto, si vanno a fare in Photoshop. Qui ci sono due flare anche sul monitor, quindi qui a maggior ragione andrò a mettere un logo del cliente o cose del genere, e direi che anche questa foto è fatta. Ora qui rimane una serie di immagini che ho scattato a mano libera dell'esterno. Certo che effettivamente siamo arrivati fino a questo punto, quindi posso anche farvi vedere anche questo. Dai, per i più temerari vi faccio vedere anche queste ultime due foto, in realtà sono sei, ma vi faccio vedere queste ultime due modifiche. Qui andiamo a prenderci un po' di informazioni da queste immagini, però non tutte, anzi veramente poche. Qui andiamo a fare check none, dopodiché gli andiamo a dire optics e gli andiamo a dire detail, no detail c'era già, inutile, gli andiamo a dire solo optics, perché io voglio mantenere le cose che avevo fatto per la correzione della distorsione, però tutto il resto qui è da rifare da capo, perché qui siamo fuori in un contesto diverso. Io qui vado a mitigare la luce del sole, poi vado a schiarire le ombre in maniera tale da avere un'esposizione bilanciata, ed ecco qui la nostra esposizione bilanciata, bello, mi piace, e andiamo a fare le nostre solite correzioni. In questo caso probabilmente la cosa più importante è che sia dritta la vetrina del cliente, per cui, e qui vedete che è irregolare, ci sono delle discrepanze, quindi andiamo a farlo quanto meglio possibile, ma senza farci venire la malattia, perché dritta dritta non era questa piccola edicola, quindi va bene così, e comunque viene fuori un gran bene secondo me. Andiamo a fare anche l'ultima, così vi ho fatto vedere veramente l'intero shooting, e come avete potuto vedere vi ho fatto vedere l'intero shooting, bello qui che c'è il flare dentro nella vetrina, questo non me ne ero accorto, questo è figo, questo qua è proprio figo, questo qua sono contento che ci sia. Ho voluto fare i due angoli, per soprattutto questo mi piace, perché qui c'è questa bellissima siepe, si vede un pochettino il quartiere, era carino, quindi le ho fatte entrambe. Vi ho fatto
fatto vedere l'intero shooting, vi ho fatto vedere anche quelli che sono gli scatti, quindi avete anche visto, paradossalmente avete visto quelli che sono gli errori che ho fatto, perché c'erano degli scatti doppi, c'erano degli scatti magari con qualcosa che non avevo fatto giusto la prima volta e che ho rifatto la seconda, però vi rendete anche conto di come c'erano degli errori, sì, ma erano tre. C'erano tre errori in tutto lo shooting e questo è importante perché da un lato io cancello i miei errori, quindi se mi rendo conto che ho sbagliato magari li elimino subito, così gli errori non arrivano nemmeno nel mio computer, non arrivano nemmeno a essere post prodotti, e questa è una cosa. L'altra cosa è che cerco di scattare il meno possibile, scatto quando l'immagine è pulita, scatto quando ho sistemato tutto quello che dovevo sistemare, in questo modo riesco a lavorare di meno perché ho meno immagini da post produrre a casa, ho meno lavoro da fare quando arrivo a casa e quindi consegno prima e ci metto di meno a terminare il mio lavoro. Vedete che anche questa è, devo dire, venuta fuori molto molto bene. Qui possiamo addirittura andare su Color Mixer e aumentare un pochino la saturazione dei blu, mai oltre 20 punti, e possiamo diminuire un pochino la luminanza sempre dei blu e vedete che recuperiamo anche un po' di cielo e questo è un gran bello scatto con cui un bellissimo flare, e questo conclude la nostra sessione perché abbiamo veramente terminato le immagini. Bene amici, come avete potuto vedere questo era lo shooting, l'intero shooting realizzato con Canon EOS R e il 1435. Ho utilizzato solo questa lente per tutto lo shooting perché è una lente che è molto versatile, quindi da 14 a 35 mm mi dà tutto quello che mi serve per fare uno shooting d'interni. Posso farci i dettagli scattando a 35, posso fare tutti gli interni scattando a 14 o a 16, perché comunque il 16 è una lunghezza focale che io amo moltissimo. Ora su questa lente, non so se riuscite a vedere, c'è scritto 14, 20, 24, 28 e 35, quindi il 16 mm non è segnato sulla ghiera, ma questa è una mirrorless e quindi io posso vedere a monitor a che tipo di zoom sono impostato, quindi io posso impostarlo esattamente a 16 con molta precisione. Questa è un'altra cosa della mirrorless che mi piace molto rispetto alla vecchia reflex, questa è una cosa che c'è solo sulle mirrorless, quindi non ci sono solo aspetti negativi nello scattare con la mirrorless, anzi sto scoprendo molti aspetti positivi, ve li farò sapere in un video successivo a cui sto già lavorando che si chiama le cose che mi piacciono della mirrorless piuttosto che le cose che non mi piacciono della mirrorless. Farò due capitoli in cui vi racconterò quella che è la mia esperienza. A questo punto vi chiedo, lasciatemi un commento se avete qualche domanda, qualcosa che ho dimenticato di menzionare nel corso di questo video, lasciatemi un commento per farmi sapere se lavorate con strumentazione simile oppure se volete fare un upgrade oppure se state scattando foto di interni con Canon EOS R3 e quindi vi siete resi conto di aver fatto una stupidaggine perché non vi serviva un R3 per fare interni e volete fare un downgrade. Se volete regalarmi la vostra R3 per passare a una strumentazione inferiore, sono sempre disponibile ad accettare il vostro dono. Detto questo, io e Canon EOS R vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.